L'importanza di una associazione come la nostra, la SD Pescatori Bacino Ansiei, e di tutta la passione che ci mettiamo nel gestire il nostro territorio va proprio nella direzione di tutelare quello che è l'ambiente naturale presente nelle Dolomiti di Auronzo di Cadore e di Misurina. Gestire questo territorio, gestire i fiumi, salvaguardare le specie ittiche credo che sia la nostra principale missione, perché non si tratta solo di andare a pescare, ma anzi si tratta di tenere pulito il territorio, tutelare gli argini, seguire quello che è l'ecosistema, provvedere ad uno sviluppo sano e naturale delle specie ittiche presenti, che sono il temolo nella zona del lago di Auronzo di Cadore, con le due zone di catch and release presenti, una a monte e una a valle della diga dell'omonimo lago di Auronzo, e il salmerino alpino, che è un pesce pregiato, molto pregiato, nel lago di Misurina, oltre alla trota fario, che è presente in tutto il territorio del nostro bacino. Per cui la nostra è una missione che va nella direzione di sviluppare il territorio, creare turismo, pesca turismo, turisti che arrivano da tutto il mondo per pescare nel nostro territorio. Stiamo sviluppando sempre di più questo tipo di attività perché crediamo fortemente sia nella tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle specie ittiche e lo sviluppo turistico di queste bellissime località, le Dolomiti di Auronzo di Cadore e di Misurina. Continuate a seguirci nel nostro sito www.bacinodipesca2ansiei.com. Certo che per essere la metà del mese di aprile potete notare che le montagne sono innevate ed è scesa della neve fresca da pochi giorni. La temperatura è particolarmente fresca, però devo dire che l'esperienza di oggi è sicuramente interessante. Ora iniziamo in una nuova zona, siamo qua in preparazione di un nuovo nido. Come potete vedere, l'idea è quella di spostarci all'interno del fiume Ansiei per poter provare a trovare più zone e fare molte semine, in modo tale che ogni 200-300 metri riusciamo a fare una semina di uova. Questo ci consente anche di sperimentare il luogo migliore, poi, perché torneremo qui e faremo delle analisi settimanali per cercare di capire se in una zona piuttosto che in un'altra la posa delle uova ha avuto un maggiore o un minore successo. Questo può essere utile anche per i prossimi anni, in modo tale da avere una mappatura di quelle che sono le location migliori per poter fare questo tipo di attività. Il periodo della semina risponde sempre alle medesime esigenze del miglior periodo di semina per qualsiasi stadio biologico. È ovvio che noi dobbiamo sempre pensare in funzione al successo e alla sopravvivenza di ciò che andiamo a seminare. Chi ci dice quando è il momento? Beh, dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo vedere se ci sono insetti nel fiume. Per esempio, le rondini sono un segnale meraviglioso che ci dice che ci sono insetti di varie dimensioni, di varie specie, e pertanto ci saranno anche le larve, che saranno il cibo per gli avannotti una volta emersi dal nido. Se noi faremo delle semine invece con avannotti, direttamente lo dovremo fare necessariamente in primavera. Fare una semina con uova nel mese di gennaio significa avere avannotti che emergono dal nido magari a febbraio, e questo è un problema, perché se l'avannotto non trova qualcosa di cui alimentarsi nella prima settimana, una volta finito il riassorbimento del sacco, andrà incontro a un indebolimento e probabilmente morirà, diventerà lui il cibo per qualcun altro. Per cui diciamo che l'obiettivo negli incubatoi è lavorare con acque fredde, preferire acque di superficie, magari decantate o filtrate, perché saranno già sincronizzate con l'ambiente fluviale. Avremo acque più fredde magari nei periodi di dicembre, gennaio e febbraio, e acque che pian pianino andranno a scaldare nel mese di marzo. Questo ci consentirà, anche con le riproduzioni operate alla fine di novembre o all'inizio di dicembre, di avere una sincronizzazione migliore. Se purtroppo siamo obbligati a lavorare con acqua di falda o di sorgente magari di 10 gradi, di certo andremo incontro a una sfasatura della sincronizzazione, perché avremo già uova in schiusa alla metà di gennaio, primi di febbraio, ed è evidente che con quelle uova non potremo fare cocooning.
dovremo necessariamente o raffreddare l'acqua di incubazione con dei sistemi di refrigerazione a parziale ricircolo, cosa che lo facciamo e si fa già in parecchi impianti, o preferire uno stadio successivo, tipo la trotellina di 2 o 3 cm, per la semina almeno nel mese di maggio. I tempi sono importanti nel cocooning, ma dobbiamo sempre sapere che meno tempo le uova rimangono nel greto, meglio è. Per cui di solito preferiamo fare la semina con la tecnica del cocooning, ma più in generale la semina delle uova, negli ultimi 3, 4, 5 giorni prima della schiusa prevista, quando cioè nell'otto in incubazione cominciamo a vedere in incubatorio le prime larve schiudere. Quello è il segnale, quello è il momento in cui le uova vanno seminate, perché quello è il momento in cui il 99% delle uova ovviamente non è in schiusa, ma lo sarà nei successivi 3, 4, 5 giorni. Questo perché? Perché è ovvio che l'uovo è la fase più vulnerabile del nido. L'uovo è fermo, non si può muovere. Una volta che schiude, quello che emerge dall'uovo è una larva. La larva c'ha il sacco vitellino, ma è più snella, più sottile dell'uovo. Ed è di fatto un uovo con la coda. Riesce a muoversi, riesce a spostarsi nel nido. Percepisce le vibrazioni del fiume. In caso di piena, cerca ancora di entrare più in profondità. E il riassorbimento del sacco vitellino dipende dalla temperatura dell'acqua. Queste acque hanno una temperatura intorno agli 8 gradi, 9 gradi, 7 gradi a seconda del momento della giornata e del punto rispetto all'arrivo di tributari sorgentizi, che consentono di riassorbire il sacco vitellino in poco più di un mese e mezzo, 5-6 settimane. E in quella fase la larva diventa sempre più snella, sempre più robusta, sempre più forte e soprattutto sempre più in grado di difendersi. Poi avrà riassorbito il sacco e sarà un avannotto, e in quella fase cercherà il cibo e utilizzerà il nido come base, come tana. Poi pian pianino disperderà e si cercherà nuove tane, ma intanto avremo fatto il lavoro più importante nella prima fase più critica. È ovvio che se sembra quasi naturale, abbiamo sostanzialmente fatto un ottimo lavoro. Se il pietrame è palesemente stato messo in maniera artificiosa, è chiaro che forse anche qualcosa dentro il nido non va. Mentre invece quando le ghiaie sono le stesse che troviamo intorno al fiume, che sono le stesse che avrebbe ribaltato una femmina per deporre le uova, allora abbiamo una garanzia di aver fatto un buon lavoro. Stessa cosa dopo la prima fase, da sotto al nido, cioè dal drenaggio interno, esce solo acqua limpida, a dimostrazione che abbiamo fatto una buona scavazione, una buona deposizione delle ghiaie e una buona chiusura del nido. Allora, spesso io ho l'abitudine di usare il tacco come sondaggio, lo faccio ruotare per capire se sotto c'è ghiaia o se c'è pantano, melma. E quando sento che comunque c'è ghiaia, anche se frammista a limo o sabbia, è il punto giusto. Perché se il mio piede va giù bene, significa che c'è materiale della granulometria idonea ad essere spostato, cioè il nido che avrebbe scelto una trota che a colpi di coda, generando la turbolenza, avrebbe potuto scavare il nido corretto. Per cui diciamo che il saggio che viene fatto con il piede è molto utile. A questo punto comincio a scavare bene la mia concavità, cercando di dargli proprio una forma il più possibile rotonda, come un cratere, posizionando il materiale della varia granulometria omogeneamente sui bordi del mio cratere. Chiaramente la corrente, l'acqua entrando, mi fa vedere anche com'è il giro che si forma, cioè come l'acqua alimenterà e renderà, vivificherà il nido stesso, perché il nido non è un ambiente asfittico, è un ambiente in cui l'acqua deve comunque circolare anche quando lo andremo a richiudere, attraverso il drenaggio, attraverso le pervietà e gli spazi interstiziali. Il limo si muova così che il substrato è bello pulito. Questo in realtà non mi serve per le uova e per le larve, questo mi serve per rendere poi le superfici
idonee e migliori per la colonizzazione da parte, per esempio, degli invertebrati. Perché se trovano un ambiente confacente, lo colonizzeranno e, come detto, i miei avannotti troveranno, quando cominciano a mangiare, facilità di reperimento del cibo. Posizionato il tubo, vado a trasformare la concavità in una convessità intorno al tubo stesso, cioè vado a creargli una corona di ghiaie pulite senza mettere quelle grosse vicino al tubo, perché potrei generare dei percorsi preferenziali dell'acqua con non solo oggi la fuoriuscita delle uova, ma anche l'ingresso di predatori, perché dobbiamo sempre ricordare che il fiume è l'ambiente che non è popolato solo dalle nostre semine, ma magari ci sono scazzoni, ci possono essere gamberi, ci possono essere sanguisughe, ci possono essere tantissimi commensali. E quando il nido è fatto bene, è un ottimo rifugio. Per dare un parametro quantitativo, se noi facciamo un nido con 1000 uova in schiusa, potrebbe corrispondere a una frega di circa 4.000-4.500 uova, che significa una frega di un pesce di circa 2,5-3 kg. Ed è ovvio che un pesce di 2,5-3 kg fa veramente un bel nido. Anzi, in natura di solito ne fanno uno per una parte di uova e uno per quell'altra. Per cui capite bene che l'efficienza del lavoro che andiamo a svolgere è veramente molto importante che sia adeguata, perché tante uova che schiuderanno genereranno comunque tante larve. Adesso andiamo a riporre i sassi, quelli un po' più cuboidali, per creare il primo interstizio. Poi andiamo a mettere le uova. Questa operazione la si può fare non necessariamente con questi sacchettini, eh? Cioè, se uno ha già un contenitore da trasporto comodo, perché è vicino al fiume, ci si arriva col fuoristrada, col quad, e allora posso portare una scatola, un contenitore più grande, lo posso fare anche con una caraffina. Cioè, siamo certamente nell'ambito poi della comodità dell'operatore. Io mi trovo bene con i sacchettini perché mi piace come modo per trasportarle nella fase finale e come comodità poi di utilizzo. Come sempre, ne andiamo a riporre prima una piccola quantità e osserviamo la parte posteriore del nido, dove esce il limo. Se avessimo sbagliato qualcosa, uscirebbero anche delle uova. Questo non è accaduto, per cui vado a riporre l'intero contenuto, cioè le nostre circa 1000 uova. Controllo sempre che non ci rimanga qualcosa in parete. Poi prendo qualche sasso che vado a riporre non troppo dolcemente, ma magari accompagnato per un pezzo sul vespaio che ho creato, e a quel punto butta pure dentro. A quel punto, senza farmi troppi pensieri, vado a riempire il tubo per poi tirare via. Ma basta semplicemente guardare dove le trote fregano in natura. La trota non frega nel correntone dove la ghiaia è grossa, perché il fiume ci parla. Il fiume ci dice che dove le ghiaie sono grosse, la corrente spazza, la piena spazza. Dove le sabbie sono troppo fini non va bene, perché il fiume sedimenta e soffocherebbe. Ci sono dei punti del fiume dove normalmente le ghiaie sono quelle giuste, cioè rimangono pulite sia in morbida che in piena che in magra, e hanno quella granulometria 4-8 cm, anche 2 cm, anche più piccola, ma non certo il limo. E le trote, guarda caso, vanno proprio a deporre le uova lì, perché sanno che quello è il substrato giusto. Per cui noi, guardando le cose come fosse un occhio di trota, decidiamo di farlo lì, perché lì si gira dell'acqua, per cui rimarranno sempre ben ossigenate. C'è un substrato già, seppur misto, di granulometria accettabile, ed è un punto dove di certo non rimarranno mai in secca, perché purtroppo oggi, tra il fenomeno degli idropicking a valle di centrali o di dighe,
a seguito magari anche di perdita di piovosità e di siccità, a volte i fiumi si contraggono, per cui devo cercare di fare i nidi, visto che per un mese prima le uova, poi le larve e inizialmente gli avannotti staranno lì, che sia sufficientemente sicuro per un tempo congruo. Le mine che si facevano 20 anni fa col 6-9 o il 9-12, inevitabilmente le facevi settembre, ottobre, novembre, ma poi il fiume faceva le piene, non c'erano più insetti. Guardate un po', sono le rondini che ci dicono quando è il momento, perché le rondini mangiano insetti, e quando le rondini mangiano insetti e vengono sul fiume è perché gli insetti ci sono. Quando ci sono le rondini e quando la foglia delle piante ha cominciato a germogliare è il momento altimetrico che ci dice fino a dove possiamo spingerci con le semine, e dobbiamo cercare di farlo prima, il prima possibile, perché ogni giorno che gli animali passano in impianto, certo che qualcuno cresce, la più parte cresce, ma lo stiamo manipolando. Allora dobbiamo cercare di evitare le manipolazioni e la domesticazione. Quando siamo arrivati al concetto di fare un passo indietro e arrivare all'uovo, lo abbiamo fatto sapendo che andavamo un pochettino contro le logiche che in questi anni abbiamo sempre perpetrato, cioè la trotella di 3-4 cm, la semina a giugno-luglio, perché era comodo. Comodo per noi, perché a giugno-luglio si va bene col fuoristrada fino in alto, perché ci si sta bene, ti togli la maglia, vai in giro con lo zaino in manica corta ed è quasi un piacere fare le semine. Ok, forse giugno è l'ultima finestra utile, ma se possiamo seminare prima non avremo nemmeno quel dubbio di avere perso in impianto la parte più selvaggia. Quando ogni giorno in incubatoio tiriamo via dei morti, non è che tiriamo via quelli che si fanno addomesticare facile, perdiamo sempre quelli che non si fanno addomesticare, quelli che non accettano il mangime, quelli che vedono le cure, la presenza umana come uno stress che le porta poi a morire. Per cui ogni giorno perdiamo i migliori e portiamo avanti i più domestici, cioè i più domesticabili. Se seminiamo uova questo problema non c'è, perché non abbiamo nessun tipo di azione. Oddio, un'azione c'è, perché noi adesso andremo a mettere 1000 uova circa in un nido, ma queste non sono 1000 uova di frega, sono 1000 uova in schiusa. Quando in natura avviene una riproduzione, il 50% circa delle uova si perdono nel momento della deposizione, perché l'acqua le porta via, perché il maschio non riesce a fecondarle, perché quando la femmina ricopre le uova molte se ne partono, molte rimangono scoperte e arriva il merlo acquaiolo, arriva la sanguisuga, il gambero, lo scazzone, che è un divoratore incallito di uova, di avannotti e di trote in generale, e questo ci fa perdere dei grandi numeri. Del quel 50% che rimane sotto la ghiaia, un 20% si perde fisiologicamente, le muffe, l'aborto spontaneo dell'uovo, e predatori, le sanguisughe un'altra volta, tutti gli animali del fiume che cercano di alimentarsi di quelle uova. Così che poi la resa a 3 anni di una frega in natura è dello 0,5%. Quando noi andiamo a immettere le uova prossime alla schiusa nel fiume, catapultiamo la resa tra il 5 e il 17%, che è tantissimo, eh? Perché quando poi un pesce si sviluppa nel fiume, il fiume è casa sua, è chiaro che viene avanti la compagine più rustica, quella più selvaggia, quella che avremmo perso in incubatore. Questi anni abbiamo sempre cercato, a livello di gestione faunistica e anche gestione conservazionistica, di capire se era giusto immettere pesci, basta che sia, o se immettere pesci nativi, pesci autoctoni, e negli anni abbiamo selezionato le marmorate, le mediterranee, il fario e tutti i pesci per cercare di avere delle linee genetiche giuste. Ma quello è un elemento, ma non è l'elemento che fa la differenza tra una buona semina e una cattiva semina, perché se poi io il pesce geneticamente idoneo lo addomestico, cioè lo trasformo in un pesce zootecnico, alla fine non cambia niente rispetto a una fario zootecnica o un'iridea zootecnica, perché se l'animale si è addomesticato ha perso la rusticità. Sono due parametri che stanno esattamente opposti. Per preservare la rusticità, che è l'obiettivo di una semina, perché è quella che dà all'animale la capacità di adattarsi alle piene, alle magre, alle bombe d'acqua, ai predatori, combattere per il proprio territorio, saper come muoversi per la riproduzione naturale piuttosto che per tutto quello che riguarda la vita in ambiente naturale, se devo preservare la rusticità devo fare esattamente l'opposto della domesticazione.
Io arrivo dagli allevamenti, nel senso che io ho fatto la mia formazione di vita nel cercare di capire come allevare trote mediterranee e trote marmorate, per cui negli anni ne abbiamo provate veramente tutte, le rese poi in natura. Cosa vuol dire la resa? La resa non la calcoli su quello che campa andare a domani o andare fra una settimana o fra un mese, è quello che arriverà alla riproduzione naturale, cioè da qui a 3 anni. Certo che i fattori sono tanti, ormai sono imprevedibili, ma proprio perché sono imprevedibili io devo offrire alla natura un mazzo con tantissime carte al fine che lei possa scegliere quella migliore. E lì torniamo al discorso della domesticazione, cioè se io vado a svezzare gli animali, disinfettarli, accudirli, acqua sempre limpida, ambiente sempre protetto, corrente stabile, di certo faccio dei pesci, ma nella misura in cui li manipolo, cioè li adatto, ma soprattutto li abituo a una condizione di favorevole, da quell'altra li rendo sempre meno selvatici, sempre meno rustici. E quelli che diventeranno ogni giorno più grandi non sono quelli selvaggi, rustici, ingestibili, indomabili, sono quelli più manipolabili, più addomesticabili, che mangiano il mangime, che quando io mi sporgo sulla vasca magari stanno lì o addirittura arrivano perché sanno che gli do da mangiare, eccetera. Questo significa che i parametri che definiscono la semina buona, quella che dà risultato, non è più una faccenda di taglia o di gusti, è una questione legata alla preservazione della rusticità da una parte e al momento dell'anno da quell'altra. Sull'orologio del fiume possiamo fare tanti discorsi diversi, perché di fatto la natura ha sincronizzato già tutto di suo. I pesci che si riproducono all'inizio dell'inverno lo fanno perché tanto poi l'acqua è talmente fredda che le schiuse e il riassorbimento del sacco vitellino dei suoi figli avviene in questi giorni. Una marmorata che ha deposto alla fine di novembre si è beccata l'acqua a 1 grado di gennaio e di febbraio e i gradi giorno non scorrevano. Cioè è arrivata ovviamente lunga, ma doveva arrivare lunga, perché se gli avannotti di quel pesce che si era riprodotto alla fine di novembre fossero usciti dal nido a gennaio, ma cosa volete che trovassero da mangiare? Nulla. E sarebbero diventati loro il cibo ovviamente degli altri animali. La natura sincronizza e lo fa soprattutto in una logica di stabilità di stagione e di stabilità di situazione. Purtroppo in questi anni questa stabilità è venuta a mancare, perché anche in arco alpino il fenomeno della appenninizzazione, no, del clima, per cui le bombe d'acqua alla fine di novembre, un scioglimento delle nevi anticipato magari alla fine di febbraio anziché alla fine di aprile, tutta una serie di temperature che rimangono esagerate in periodi che non dovrebbero vedere quel tipo di temperature, ha generato veramente delle grandi difficoltà delle specie di riadattare il periodo riproduttivo. Lo stanno facendo, quest'anno sia in Valtellina che in Valdossola, cioè nel fiume Adde e nel fiume Toce, abbiamo osservato riproduzioni naturali di marmorata alla fine di gennaio, cioè 2 mesi in ritardo, perché anche l'istinto degli animali percepisce l'orologio del fiume, cioè questa necessità di sincronizzarsi. Abbandonando un attimo quello che succede in natura, torniamo a quello che facciamo noi. Noi abbiamo normalmente a disposizione uova, avannotti, trotelle di 2-3 cm, trotelle di 3-4 cm, trotelle 4-6, trotelle 6-9, trotelle 9-12. Cioè abbiamo coperto un anno di allevamento. Dai ragionamenti che ho già fatto, ne va per conseguenza che tutto ciò che ha mangiato mangime per tanti mesi l'abbiamo addomesticato. Può andare bene per fare numeri, può andare bene per essere immessi in zone facili, magari in un lago, magari in una risorgiva, in un ambiente dove la selezione naturale è abbastanza blanda. Ma se dobbiamo evitare questa domesticazione, ci andiamo a limitarci o all'avannotto che ha mangiato da 15-20 giorni, cioè il 2-3 cm, o all'uovo. E il periodo, dicevo, è l'altro fattore. Cioè bisogna cominciare a seminare da quando gli ambienti hanno il cibo per i pesci. We'll be right back.
gli elementi naturali si prestano in modo particolarmente incredibile per la seminazione delle uova. Riuscire ad inserirle all'interno del fiume diventa anche abbastanza semplice se siamo dotati dell'attrezzatura necessaria. Un secchio, una piccola piccozza per poter scavare il buco, inserire quello che serve all'interno del nido per poi versarci sopra le uova. Oggi la giornata è eccezionale perché abbiamo circa 4-5 gradi sopra lo zero. C'è un po' di vento, però devo dire che si sta molto bene. Siamo nella metà del mese di aprile del 2024 e vi porto, come vedete, quella è la zona che va in direzione di Auronzo di Cadore, mentre se mi giro, risalendo il fiume, il torrente Ansiei, andiamo nella zona di Misurina, dove c'è quel meraviglioso lago di Misurina che è qualcosa di mozzafiato, che fa sempre parte del bacino 2 del gestito dalla SD Pescatori Bacino Ansiei. Se volete ulteriori informazioni o approfondimenti, visitate il sito www.bacinodipesca2ansiei.com per trovare tutte le notizie presenti sul territorio, le tipologie di permessi e quello che serve per poter andare a pescare in questo luogo magnifico delle Dolomiti di Auronzo di Cadore. Auronzo di Cadore e Misurina sono due territori eccezionali e insigniti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Cari amici, sono qui con il grandissimo amico Giuseppe Giacobbi, che lascio a lui l'onore di presentarsi. Grazie, sono Giuseppe Giacobbi, sono il presidente del bacino di pesca numero 4 e oggi sono qua in Auronzo col mio grandissimo amico per vedere come si mettono le uova nell'alveo di un torrente. Una cosa che ho sempre visto tramite video e foto, oggi lo vivo dal vero, questa esperienza che è splendida e unica e meravigliosa a mio parere. Beh, una giornata, che dire, eccezionale, perché il bacino di pesca di Auronzo e di Misurina uniti al bacino di pesca del Centro Cadore, che è qui rappresentato dall'amico Giuseppe, non può che incrementare e rafforzare la sinergia per la gestione e tutela di questo territorio magnifico che è la parte, in questo caso, alta della provincia di Belluno, ma che ricordiamo in realtà fa parte di un comprensorio a 360 gradi all'interno di tutta la provincia di Belluno, gestito sapientemente dai bacini di pesca, che sono 12. Esattamente. E che tutelano e gestiscono questo territorio grazie anche al contributo degli enti locali, la provincia in primis, che ci coordina e ci rafforza e aiuta nella gestione proprio del nostro territorio. Esattamente, parole sante nel vero senso della parola, sai Andrea. Veniteci a trovare, perché i territori del Centro Cadore, di Auronzo e di Misurina sono fenomenali. Abbiamo dei siti internet dove potete approfondire quello che facciamo, come gestiamo il territorio e anche con dei contenuti molto interessanti dal punto di vista turistico, dove ci sono dove c'è la possibilità di scoprire anche varie location interessanti da poter visitare nell'ambito magari di un weekend o di una bella vacanza nelle Dolomiti, esatto, di Auronzo e del Centro Cadore. Grazie. Parte fondamentale come presidenti è di tutelare il territorio, ma soprattutto la sua fauna ittica. Facendo il nostro normale lavoro stiamo scoprendo nuovi sistemi per fare in modo che questa specie ittica, che sono il trote fario e i temoli, si sviluppino e abbiano una maggior possibilità di sopravvivere, perché purtroppo ultimamente, dopo la tempesta Vaia, tutti i nostri corsi d'acqua sono cambiati fortemente e ci sono grosse difficoltà nella loro ripresa del territorio. E pertanto queste iniziative che stiamo facendo, e devo ancora ringraziare Andrea perché ha trovato il signor Gibertoni, che è una meraviglia di persona, che ci sta spiegando in tutto e per tutto come funziona la cosa, ci sta dando ottime idee per andare avanti e proseguire ancora migliorando quello che stiamo facendo. Oggi con le uova delle trote fario, un domani con i temoli che siamo pronti a recuperare in determinati allevamenti e provare a immetterli in determinati posti dove ci è stato consigliato sul futuro di questo pesce sul corso d'acqua. Come vedete, oggi il torrente ha una bellissima acqua, ma purtroppo non è sempre così, e questo lavoro di mettere le uova in quella maniera è una cosa fondamentale perché aiuta a far sopravvivere
la trota Fario, che è importantissima, in questo corso d'acqua. Ma in questo corso d'acqua c'è anche il temolo, che è un'altra specie fondamentale e pregiatissima. Turisticamente ha un valore enorme, pertanto quello che noi dobbiamo lavorare e portare avanti insieme è sviluppare questi sistemi di immissione del pesce, dall'uovo al vanotto, al pesce un po' più grande, fino ad arrivare a un certo punto, come ci è stato spiegato, e devo essere sincero, sono tutte notizie che più impariamo e più saremo in grado di sviluppare e tutelare il nostro territorio. Certamente, anche perché, come dicevo prima, qua non si tratta solo, nell'immaginario collettivo si pensa alla pesca come a parto, vado a pescare, mi porto a casa il pesce e passo una giornata in compagnia. Sì, c'è anche questo, ma c'è soprattutto un grande lavoro di tutela del territorio, del patrimonio ittico. E non solo, perché i nostri bacini di pesca, in collaborazione poi, e ringraziamo anche la Regione del Veneto, e grazie alla quale, attraverso i bandi regionali, riusciamo anche ad organizzare degli eventi formativi importantissimi con le scuole. Abbiamo ogni anno la possibilità di organizzare degli eventi formativi. Vi invito a visionare nel nostro sito internet le attività didattiche che organizziamo, gite che organizziamo con gli alunni, e abbiamo anche a tutti gli alunni delle scuole elementari regalato una canna di pesca, perché il nostro obiettivo qual è? È quello di trasmettere e trasferire questa passione, queste competenze anche ai nostri giovani, che sono il futuro, esatto, il futuro dei nostri territori, perché sennò non avrebbe senso fare tutto questo perché poi muoia, ma deve continuare e continuare ad essere sviluppato anche nelle nuove generazioni. Visitate il nostro sito, dove troverete anche tutte quelle formazioni lì, attività didattiche importantissime, e ringrazio nuovamente la Regione del Veneto, perché grazie ai bandi regionali che ci vengono messi a disposizione noi possiamo rendere tutto questo, trasformare questo da un sogno ad una realtà. Bellissimo.